adesso ci stiamo preparando per l'anno nuovo, per Rosh Hashanah, per Kippur. Noi sappiamo che la cosa principale di questi giorni di preparazione, il mese di Elul, e Rosh Hashanah, e Kippur, e i 10 giorni che ci sono in mezzo tra Rosh Hashanah e Kippur, 10 giorni di pentimento, è scritto nello Siddur della tefilà, il Mahzor. 3 cose importanti sono Teshuvah, Tefilà e Tzedakah. O Teshuvah, o Tefilà, o Tzedakah, מעבירים את רוע הגזרה. התשובה לתפילה e הצדקה cancellano i decreti negativi, per cui anche a conti fatti non è che ci meritiamo veramente tanto di bene, però tramite la teshuvah e la tzedakah si può cambiare il decreto magari negativo in positivo. Numero 1, teshuvah, cosiddetto pentimento. Cos'è il pentimento? Tu in realtà sei cattivo, ora cambi strada, ti pentisci e diventi una cosa nuova. Cos'è la Teshuvah? La Teshuvah significa letteralmente un ritorno, sarebbe dire l'opposto. Tu essenzialmente sei buono, sei bravo, sei andato un po' fuori strada, ti sei persa, adesso ritorni a te stesso. Quando un ebreo si ricorda che la sua anima divina, è una particella di Dio, anche la sua anima è essenzialmente buona, sì, può darsi che ha sbagliato, può darsi che è andata fuori strada, ma non è il suo vero essere. Il suo vero essere è l'anima che è buona, e dunque basta che lui ritorni a se stesso. E appunto Teshuvah è un acronimo, Teshuv Hei, di far ritornare la Hei. Cos'è la Hei? La Hei, la scintilla divina che c'è nel nostro corpo, la nostra anima divina, che fa ritornare a Dio, che magari alle volte può essere in esilio per via delle nostre azioni improprie. Tramite Teshuvah la facciamo ritornare e avvicinare a Dio. L'altra cosa è la Tefilà. Cosa significa tefilà? Abbiamo detto preghiera. Cosa vuol dire preghiera? Preghiera vuol dire tu chiedi quello che hai bisogno. Dio ha tutto, tu non hai tutto. Preghi a Dio e chiedi quello che hai bisogno. Se uno non ha bisogno di niente, non prega a Dio. Oppure se uno non sente di aver bisogno, non prega a Dio. Prega a Dio in un momento di necessità. Invece tefilà non significa preghiera. Tefilà significa elevarsi, collegarsi a Dio, unirsi a Dio. E questo non c'entra se una persona ha bisogno o meno. Ogni persona, ogni ebreo vuole naturalmente legarsi e elevarsi sempre di più. E questo è anche valido per il concetto di Teshuvah, che il concetto di pentimento, per esempio, è applicabile solo per una persona che si è comportata male. Invece il concetto di Teshuvah è applicabile anche per una tzaddik, per un giusto. Perché anche un giusto può ritornare e avvicinarsi a Dio più di prima. Perché essendo Dio infinito, nel bene non c'è limite, ci può sempre avvicinarsi di più, e così anche con l'unione della tefilà abbiamo sempre la capacità di unirci a Dio di più tramite la tefilà. L'ultimo concetto è la tzedakah. Cos'è la tzedakah? Viene tradotto carità, che significa veramente sono soldi miei, io sono buono e gentile, anche se non sono obbligato, prendo dei miei soldi e te li do. Questa è carità. Tzedakah non significa carità, significa giustizia. Sarebbe dire che uno riconosce che questi soldi non sono miei. Dio mi ha dato questi soldi come un deposito che è in banca. Non sono soldi della banca, sono soldi tuoi che la banca ti tiene. Quando un ricco dà i soldi al povero, non è che sta dando i suoi soldi al povero, sta dando al povero i suoi soldi, i soldi del povero. È solo che Dio ha voluto depositare questi soldi dal ricco, tramite il ricco. Per cui la tzedakah è una giustizia, perché quando tu dai soldi al povero stai rendendo la sua proprietà, la sua cosa. Poi c'è un altro aspetto della tzedakah che è giustizia, che veramente se Dio ci giudica al giudizio vero non ci meritiamo niente. Tutto quello che noi riceviamo da Dio è gratis, Chesed Chinam, una bontà che non ci meritiamo. Stessa cosa, come che tu vuoi che Dio si comporti con te in maniera di Chesed Chinam, in maniera di grande misericordia, anche se non te lo meriti, grande bontà. Stessa cosa, anche tu devi dare tzedakah in maniera di grande misericordia, di grande bontà, dare magari più delle tue capacità e dare più anche a persone che magari non sempre se lo meritano, eccetera. Semplicemente, chiaramente, sostenere le istituzioni di Torah, che chiaramente in questo modo diventi socio con Dio. Adesso passiamo al shofar, che è stato veramente l'argomento di oggi. Dunque c'è un detto del Bashentov, che il Bashentov dice che quando si suona il shofar Rosh Hashanah è come un figlio che grida papà, papà, salvami. Il Rebbe precedente ha raccontato, a nome dei suoi antenati, che il punto non è tanto cosa grida il figlio, ma il fatto che grida. Il punto principale è il fatto che grida, che c'è il grido e c'è cosa stai urlando, cosa stai gridando. La cosa principale è il grido. Poi, cosa stai gridando? Ognuno grida cose diverse, secondo la sua situazione, secondo le sue necessità, secondo il suo stress e così via. C'è uno che grida alta voce, c'è uno che grida in un grido silenzioso, con una voce che non si può sentire. Poi tutti gridano in un modo o nell'altro. E quando un ebreo grida a Dio in maniera da profondo del cuore, allora questo viene citato solo da Dio. C'è un grande maestro chassidico che si chiama Rabbi Levi Yitzchak di Bardiccio, e lui ha detto una volta un esempio di un bambino che voleva che suo padre gli dava una mela. Ha chiesto a suo padre la mela, suo padre ha detto no, non ti do la mela. Cosa ha fatto il bambino? Ha recitato la benedizione, e allora il papà era obbligato a dargli la mela, perché sennò avrebbe recitato la benedizione in vano. Adesso chiaramente questo sta parlando del caso che il padre non vuole dare la mela, ma alle volte il padre veramente vuole dare la mela, solo che vuole vedere come il figlio si sforza. Nel nostro caso è così. Dio vuole darci tutto quello che noi abbiamo bisogno materialmente e spiritualmente, però vuole sentire il nostro grido profondo nel nostro cuore. E dunque quando si suona il shofar e gli ebrei recitano la benedizione, Shomea Tuat Amo Israel Berachamim, che Dio ascolta lo suono del suo popolo ebraico con misericordia, noi sappiamo che non si può citare una benedizione in vano. E dunque se noi recitiamo questa benedizione e i saggi hanno fatto recitare questa benedizione, deve essere che questa benedizione non è in vano. Vuol dire che i saggi ci promettono che assolutamente Dio accetta il nostro suono da shofar. Il primo esempio sul suono da shofar è stato raccontato dal Bashentov, il fondatore del Hasidismo, che c'era un re che aveva un figlio unico. Questo figlio unico, molto studioso, era proprio la sua perla, e dopo tanti anni di educazione a corte tra migliori maestri, professori, eccetera, il re ha detto a suo figlio: tu ormai qui hai imparato quello che potevi imparare, adesso per andare avanti devi viaggiare in altri paesi, conoscere terre distanti e altre culture, e così veramente potrai andare avanti. E dunque il re equipaggia suo figlio con tutta un'equipé di schiavi, carrozze, cavalli, soldi, averi, tutto, così che il figlio possa fare il suo viaggio come si deve, con comodo. Dopo tanti viaggi, il figlio era già in terre lontane, pian pianino si è un po' dimenticato della missione del padre di andare e istruirsi di più, eccetera, ma ha speso i soldi in diversi piaceri di questo mondo, mangiare, bere, dormire e così via, finché pian pianino ha finito i soldi. Quando ha finito i soldi, tutti gli schiavi sono scappati. E così il figlio si trova in terre lontane, senza un soldo, proprio che vive da poveraccio. Dopo un po' che lui viveva così, un giorno si è ricordato: ma cosa sto io qui a lavare i piatti, a fare lo sguattero, mentre che io sono il principe, il figlio del re? Se torno a Palazzo Reale, sarò il principe e sarò trattato da principe. E dunque il figlio ha deciso di tornare alla sua terra nativa, al Palazzo Reale. Però siccome era già così tanto tempo che era andato via dal suo paese, aveva già dimenticato la sua lingua, e il principe ha avuto difficoltà a chiedere istruzioni, indicazioni, tornare indietro. Però dopo molti sforzi finalmente è riuscito a tornare nel suo paese. Poi è arrivato fino alla corte e voleva dire ai guardiani del palazzo reale di farli entrare, perché lui è il principe, ma i guardiani gli danno retta: vedono questo vestito male, parla una lingua straniera e fa dei segni e dice le cose incomprensibili. Il figlio è tutto desolato, tutti gli sforzi che ha fatto per tornare a suo padre, e non ciò nonostante adesso, quando è proprio qui davanti al cancello del palazzo reale, non lo fanno entrare. Nella sua disperazione il figlio urla un grido semplice dal profondo del cuore. Il re, tutto il suo trono, sento questo urlo, dice: questa è la voce di mio figlio. Apre la finestra, corre e vede: sì, questo è mio figlio. Dice: guarda, fatelo entrare. E così il figlio torna a palazzo, il re lo abbraccia, eccetera. Dio ha dotato l'anima di tante ricchezze materiali e spirituali per poter compiere la sua missione. Però strada facendo siamo distratti da diverse attrazioni di questo mondo materiale, e prendiamo le nostre risorse che Dio ci ha dato e sperperiamo in cose che veramente da quanto soldi? Cosa succede? Che alla fine non sappiamo neanche più pregare, comunicare con Dio. Questa è la nostra lingua natia. E cosa ci rimane? Ci rimane soltanto l'urlo dal profondo del cuore e dire sì, lo suono del shofar, sì, è vero, siamo ebrei, abbiamo un'anima, però siamo andati fuori strada. E tramite lo suono del shofar, allora, come nell'esempio, il padre, il re, si ricorda di questo figlio e ha pietà su suo figlio, lo abbraccia e così via. Anche così, tramite il suono del shofar, Dio si ricorda di noi e ha pietà di noi e ci dà un'altra chance, anche se veramente non proprio ce la meritiamo. L'altro esempio, un'altra storia, è da Rabbi Levi Yitzchak di Bardiccio, raccontata la storia che un grande re è andato nel bosco, si è perso e non riusciva più a trovare la strada di ritorno. Quando finalmente è riuscito a uscire dal bosco, ha chiesto ai passanti dove è la strada, dove abita il grande re. E tutti questi passanti dicono, re? Noi non abbiamo mai saputo parlare di re. Qui non c'è re, ognuno fa quello che vuole, quello che gli pare piace. C'è libertà qui. Finché il re ha incontrato una persona saggia, questa persona saggia sapeva che esiste un re, e questa persona saggia ha capito che quello che sta facendo istruzioni dove il re è il re stesso. L'ha preso, l'ha portato a casa, l'ha curato, l'ha riportato al palazzo reale e l'ha fatto risalire sul suo trono. Adesso, dopo che il re è tornato nel suo trono, anni dopo, questa persona qui che aveva salvato il re e riportato a casa, si era comportato male, aveva peccato verso il re. Il re è dato ai ministri di giudicarlo. Sappiamo che chi si ribella contro il re non è che c'è molte opportunità. Castigo uno. E questa persona qui, che aveva salvato il re, ha detto a me, per favore, l'ultimo desiderio che chiedo è che prima di essere punito, che tu, re, indossi gli abiti che avevi quel giorno lì, che io ti ho salvato. E io indosso gli abiti che avevo quel giorno che ti ho salvato. E ho detto, va bene, l'ultimo desiderio non si nega mai. Re ha detto, va bene. Quando Re era vestito con questi abiti e ha visto davanti a lui il suo Salvatore vestito con quei abiti, il Re ha avuto misericordia verso di lui, ha detto, questa volta si è perdonato. Stessa cosa, lo suono del shofar. Gli ebrei dicono a Dio cosa suono del shofar. Sì, Hashem, è vero, noi abbiamo peccato, ci siamo comportati male, non abbiamo fatto la nostra missione. Però ricordati una cosa, ricordati all'inizio, quando tu, Dio, eri ancora sconosciuto in questo mondo, volevi dare la Torah, sei andato a chiedere a tutti i popoli, nessuno l'ha accettata. Gli unici che ti hanno dato retta, che ti hanno apprezzato, che ti hanno reso re, che un re quando ci sono i sudditi, siamo stati noi. E dunque, come quando Dio ci ha dato la Torah c'era il suono dello shofar, anche adesso, Rosh Hashanah, facciamo ricordare a Dio l'atto che noi abbiamo ricevuto la Torah, che c'era il suono dello shofar. Dunque Dio, per piacere, perdonaci. Ogni ebreo dentro di sé ha due anime, un'anima divina e un'anima animale. Possiamo scegliere in ogni momento della nostra vita se dare retta all'anima divina o all'anima animale. Possiamo scegliere in ogni momento della nostra vita se avvicinarci a Dio o allontanarci da Dio. Abbiamo un libero arbitrio e abbiamo adesso, prima, questi ultimi giorni, prima di Rosh Hashanah, una chance di prendere le risoluzioni giuste e di tornare noi stessi. Non dobbiamo cambiare essenzialmente siamo buoni, dobbiamo tornare noi stessi, tornare ai nostri veri principi, ricordare, rimettere gli abiti che avevamo il giorno che abbiamo ricevuto la Torah, che abbiamo detto a Dio Naaseh Nishma, faremo e poi ascolteremo, non che dobbiamo capire ogni cosa, qui, sì, quando, perché prima facciamo, poi pian pianino si capisce bene, se non si capisce per niente l'importante però una certa subgiugazione e sottomissione a Dio. E così facendo, quando un ebreo si avvicina a Dio, Rosh Hashanah, con un cuore umile, con un grido che viene dal profondo del cuore, con il suono del shofar, allora sicuramente Dio accetta le nostre preghiere, le nostre richieste, le nostre tefilot, e darà a ognuno di noi, a ognuno di voi, un anno buono e dolce materialmente e spiritualmente. E la cosa principale che noi tutti chiediamo in ogni preghiera, in ogni tefilà, decine di volte al giorno, che subito, presto, vediamo la venuta di Mashiach. Amen. Con pace globale. Amen. Non solo per gli ebrei. Amen. Ma per tutti quanti, salute globale, e non ci sarà più carestia, non ci sarà più fame, tutte le cose materiali saranno in grande abbondanza e tutto il mondo sarà concentrato su conoscere Dio.